Buonasera a tutti e ben ritrovati, eccoci nuovamente in diretta. Oggi assieme ci prepareremo dei cioccolatini, precisamente faremo dei baci Perugina, simil Perugina, però molto molto vicini come impasto, come gusto. Vedrete, saranno buonissimi, se avrete piacere di provarli. Tra l'altro facilissimi, adesso li faremo assieme. Quindi ecco che porteremo in tavola un bel presente a tutti i papà. Allora, cominciamo subito, vi faccio vedere. Nel frattempo ho già acceso l'induzione e ho preparato, vi faccio vedere, i pentolini dove all'interno ho messo, scusate che posiziono bene, ho messo un bicchiere di vetro perché all'interno sto facendo sciogliere a bagnomaria 50 grammi di cioccolato al latte e 10 grammi di burro. Ok, non serve che vi scriviate gli ingredienti perché poi a fine diretta vi lascio tutto scritto. Mentre in quest'altro pentolino sto facendo sciogliere 100 grammi di cioccolato fondente. Allora, diciamo che questo cioccolato al latte ci servirà proprio per creare il cioccolatino, mentre il cioccolato fondente ci servirà per ricoprirle e fare proprio dei veri e propri baci Perugina. Ok, allora adesso sistemiamo bene il video, che così riusciamo ad inquadrare bene il campo. Prendiamo una terrina, va bene, vediamo se la diretta è partita. Ciao Adelina, buonasera. Allora, terrinetta, ci servono 50 grammi di Nutella e quindi andiamo a versarceli direttamente sulla nostra ciotolina. Poi andiamo ad aggiungere 50 grammi di granella di nocciole, ecco qua. Adesso iniziamo un pochino a mescolare, prendiamo un cucchiaio. Eccocelo qua, speriamo vi piaccia la ricetta, secondo me veramente farete una bella figura perché vengono molto buoni, poi ve li faccio vedere che ne ho già preparati alcuni che così poi facciamo un assaggio virtuale assieme. Donato, buonasera, ciao Rocco. Quindi mescoliamo un pochino la Nutella con la granella di nocciole. Nel frattempo si è sciolto il cioccolato. Qui ci sono 50 grammi di cioccolato al latte e 10 grammi di burro. Andiamo anche a mescolarcelo. Allora, io li ho sciolti, diciamo, in qualche minuto. Vi ho risparmiato un attimo, questo tempo di attesa, altrimenti la diretta si prolungava un pochino troppo. Ecco qua, adesso noi lo sciogliamo, versiamo all'interno il tutto a base di cioccolata. Allora, in questo caso il bacio Perugina è composto proprio da cioccolato al latte all'interno e poi il cioccolato fondente che va a foderare il cioccolatino. Però ecco che si potrebbe utilizzare ad esempio della crema di pistacchi per variare il composto all'interno e poi magari utilizzare il cioccolato bianco per fare la copertura. Volendo presentare in tavola due colori, ecco che c'è l'alternativa. Si utilizzano sempre le stesse dosi e quindi non ci si sbaglia. Allora, ecco qui. Adesso abbiamo mescolato tutto. Diciamo che la cosa corretta sarebbe posizionare in frigorifero il composto, visto che il cioccolato è ancora un pochino caldo. Porlo un attimo in frigorifero, sarebbero da tenere circa 10 minuti, ma io adesso ve li lascio proprio qualche minuto perché tanto comunque si raddensa subito. E perché? Perché così se il composto è più denso riusciamo a dare una forma un pochino più precisa, ecco, dell'immagine del cioccolatino. Nel frattempo do un po' di saluti. Antonio, Renato, buonasera, ciao a tutti. Allora, sposto un secondo, trascino i messaggi, anche voi se volete vedere a pieno campo, trascinate i messaggi sul lato di destra. Ok. Adesso verifichiamo che anche il nostro cioccolato fondente si sia sciolto, sembrerebbe di sì, adesso verifichiamo, sì, si è sciolto bene. Ecco, questo sarà il cioccolato che ci serve per foderare il cioccolatino, ok? Allora vado a stemperare un attimino e me lo tengo a disposizione qui davanti. Poi prendiamo, per non fare, diciamo, tanto sporco nel banco, prendiamo un piatto.
e utilizziamo un velo di carta forno, che così poi, una volta che abbiamo preparato i cioccolatini, una volta che si sono raddensati, si staccano facilmente, altrimenti se utilizziamo direttamente il piatto, poi avete, diciamo, un po' di impiccio nello staccare. Bene, allora adesso procediamo, andiamo a vedere se il nostro composto si è un pochino raddensato nel frattempo. Spero vi piaccia la proposta del cioccolatino, era, diciamo, valida per San Valentino, ma io ho pensato, insomma, di proporla per la festa del papà. Ok, allora vediamo un attimo, sì, diciamo ci vorrebbe ancora qualche minuto, i tempi corretti sarebbero circa una decina di minuti, ma noi in diretta facciamo un pochino più veloci, ma comunque normalmente lo faccio direttamente, ecco, perché se anche la forma non è proprio perfetta, l'importante è che il sapore sia ottimo, ok? Allora, la dose che vi sto dando è per creare circa 8 cioccolatini, va bene? Quindi con 2 cucchiaini precisamente, vi aiutate a dare un pochino la forma, quindi li fate scendere in questo modo. Allora, ancora un pochino morbido, però comunque vedete in altezza, poi li sviluppiamo con la nocciola, tutto al più, diciamo, si può ridare un po' la forma con i cucchiaini, ok? Vediamo se a qualcuno magari l'avrà anche già provata questa ricetta, qualcuno magari la farà per la prima volta, però veramente vale la pena di farseli perché sono davvero veloci e facili. Poi faremo il taglio, vedrete la bellezza del cioccolatino, ecco qua. Allora, mi sembra che ne vengano più o meno 7, neanche 8, li ho fatti un pochino più abbondanti. Chiaramente se mettete un pochino di più composto ve ne può venire uno in più, uno in meno. Non li faccio proprio piccolissimi perché altrimenti resta poco poi. Allora, ecco qua, facciamo un bel cioccolato, così, adesso questo lo posizioniamo qua, perfetto. Adesso, questo è un po' più piccolino, avrei dovuto recuperare un pochino di impasto dagli altri. Allora, adesso, immancabile, la nocciolina intera, va bene, la mettiamo proprio sopra così, come cappellino al cioccolatino, ecco qua. Così, e sono praticamente quasi pronti, quindi alla fine vedete ci sta proprio un attimo. Se poi appunto non li avete fatti ben raffreddare, vi aiutate semplicemente un pochino così con il cucchiaino a ridare un pochino la forma corretta e poi andiamo a metterli direttamente in frigorifero a raddensarsi, d'accordo? Ecco qua, adesso io recupero quelli che ho fatto questa mattina, che li ho preparati, perché ecco che se sono freddi, eccoli qua, oltre a staccarsi, vedete, si staccano facilmente perché proprio c'è l'aiuto della carta forno, essendo freddi possiamo andare ad immergerli nel nostro cioccolato che è ancora caldo perché l'abbiamo praticamente appena sciolto. Allora, io mi aiuto con una pinza, però si può anche fare con 2 forchettine o col cucchiaino. Allora, io vado con la pinza perché così cerco di farvi vedere al meglio, diciamo, il passaggio. Quindi si va proprio ad intingere tutto il nostro cioccolatino, quindi sia sopra, sotto, in parte, si lascia un pochino sgocciolare, ecco qua. E poi si va a posizionare nuovamente nella carta forno che poi andrà in frigorifero per circa un'oretta, dopodiché insomma si sono ben raddensati e sono pronti per essere assaggiati, va bene? Ops, ecco, adesso scivolato perché con la pinza chiaramente è un pochino più complicato. Ecco qua, prendiamo ancora un altro, poi magari li faccio gli altri di completo io più tardi. Aspetta che adesso questa bella nocciolina dobbiamo foderare anche quella. Eccola qua, guardate che belli, vedete? Quindi si lascia un pochino sgocciolare l'eccesso del cioccolato
e poi si va a posizionare sulla carta forno per poi andare ad asciugarli e ad addensarli in frigorifero. Ok, allora adesso era giusto così per farvi vedere un pochino i passaggi. Avete visto, si sta proprio un attimo, sono una delle cose più semplici da fare, però ecco che al di là, diciamo, della festa del papà e quindi portarli in tavola, può essere anche un pensiero carino da portare agli amici quando andate a trovarli, quindi fate così una sorpresa dolce. Ecco qua ragazzi, chi vuole assaggiare? Opla. Bene, gli altri due li finisco più tardi perché tanto alla fine il passaggio è sempre lo stesso. Mi preme più che altro, ecco, li metto in frigorifero nel frattempo, mi preme farvi vedere come vengono una volta che si è raddensato il cioccolato. Adesso vi faccio vedere bene come vengono e magari ne tagliamo uno così potete vedere anche l'interno. Ecco qua, adesso si sono raddensati bene, eccoli qua. Bacio perugina per voi. Allora prendiamo magari un taglierino, così lo tagliamo assieme. Ecco qua, taglierino. Opla, prendiamo un coltello, possibilmente un coltello che taglia anche abbastanza bene. Voi pensate, ma c'ho dei coltelli ogni tanto che sarebbero veramente da cestinare. Ok, ecco qua il taglio del cioccolatino, vedete? Quindi proprio l'interno è proprio molto molto simile al bacio che si compra, ecco, solo che questo, insomma, avete la soddisfazione di averli fatti voi. Bene ragazzi, se provate la ricetta ovviamente mi fa molto piacere sapere cosa ne pensate, se volete inviarmi una foto io vi ringrazio e nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima diretta. Buona serata a tutti, ciao!